I presidi continuano, questa mattina un altro è stato istituito sulla Gela Caltanissetta. È chiaro che voi volete immediate risposte da parte del governo regionale, da parte del governo nazionale, perché è una vertenza che riguarda tutta la città. Sicuramente noi stiamo continuando. Chiediamo pure che le date che ci hanno dato, se c'è la possibilità anche di anticiparle, perché è importante che le risposte arrivano subito. Siamo in ritardo su quelle che sono le autorizzazioni, il governo, gli impegni sia regionali che il governo nazionale deve intervenire subito. La vertenza di Gela su quello che è stato firmato il protocollo del 6 novembre è una cosa chiara a tutti. L'abbiamo firmato, sottoscritto da tutti perché c'erano le esplorazioni da fare, le piattaforme che si devono realizzare, la green refinery che doveva essere fatta e questi sono gli argomenti che noi vogliamo trattare subito affinché si possa dare tranquillità. Consolidare tranquillità ai lavoratori del diretto e dell'indotto, perché questi ragazzi che non stanno lavorando dell'indotto è perché con l'iter autorizzativi che stanno tardando e tutta la macchinazione di quelli che sono gli iter autorizzativi laddove si possono fare e si possono avere, oggi ci ritroviamo a essere uniti assieme ai colleghi dell'indotto e si continuerà fin quando non abbiamo delle risposte o delle date che ci convincono che si possa realizzare questo progetto. Sono dei presidi perché vogliamo dare un segnale al governo regionale, al governo nazionale affinché intervenga in tempi celeri e possa a questo territorio avere un respiro occupazionale. È una vergogna da parte dello Stato abbandonare questi lavoratori senza degli strumenti e senza dare una prospettiva, un progetto che doveva far rinascere quella che era la città di Gela attraverso una riconversione e invece tutti quanti, è sotto l'occhio di tutti, che questa operazione non sta avvenendo. Questo significa che c'è una totale assenza dello Stato, che si innescano immediatamente tutte quelle che sono le operazioni di incontri, perché questo stato di cose rischia di degenerare.